Teresa Langella nel mirino per l'uscita del nuovo singolo, Schifezza. Come tutti i fan avranno avuto modo di apprendere, in questi giorni è uscito il nuovo singolo di Teresa Langella Controcorrente. Si tratta di un brano che l'ex tronista ha scritto e composto poco dopo la sua esperienza all'interno del talk show di Maria De Filippi. Nonostante le cose non siano andate esattamente nel migliore dei modi, dato che Andrea le ha risposto di no, gli studi di Uomini e Donne sono stati un ottimo trampolino di lancio. Teresa Langella ha sempre amato cantare, per questo motivo, ha approfittato della notorietà raggiunta nella trasmissione per lanciarsi completamente in questa nuova avventura. Non tutti, però, hanno apprezzato le sue qualità. Il web non apprezza il nuovo singolo di Teresa. Basta andare sul profilo Instagram di Teresa Langella per prendere visione delle innumerevoli stories in cui la ragazza pubblicizza il suo pezzo e in cui tagga le numerose persone che l'ascoltano. Tra queste, molte sue fan e, naturalmente, la sua famiglia. Se da un lato ci sono molte persone che la stimano e l'apprezzano, c'è anche una buona parte di pubblico che la pensa in modo decisamente diverso. Alcuni utenti, infatti, hanno commentato in modo molto negativo il nuovo singolo di Teresa Langella. Secondo molti, infatti, il testo e la musica di tale canzone risultano davvero troppo noiosi e ripetitivi. Il brano è molto triste e parla di una ragazza che è stata lasciata da sola dal suo amore. Sembra proprio che Teresa abbia voluto trasformare in canzone la sua esperienza a Uomini e Donne. La Langella voleva solo il business. Ad ogni modo, molti utenti di Instagram hanno iniziato a scagliarsi contro la ragazza al di sotto di uno degli ultimi video postati. La cosa che pare stia accomunando tutti è il fatto che la canzone risulta una vera noia. C'è addirittura chi l'ha definita schifezza. Altri, invece, l'hanno paragonata in modo decisamente negativo a Gigi D'Alessio, molto probabilmente per la cadenza napoletana che entrambi possiedono. Insomma, il popolo del web non ci è andato giù in modo molto delicato, anzi, è scoppiata una vera e propria bufera contro Teresa Langella a causa del suo nuovo singolo. Molti contestano anche il fatto che la ragazza abbia voluto sfruttare Uomini e Donne solo per scopi professionali. Dato che il suo sogno è sempre stato quello di cantare, esporsi in un programma così seguito le avrebbe, sicuramente, portato dei vantaggi. Proprio per questo motivo, c'è chi sostiene Andrea Dal Corso dicendo che, in realtà, non era lui ad essere intenzionato solo alla visibilità ma proprio la bella tronista. Sarà vero?